Siberian Filarmonica è una delle prime orchestre sinfoniche a livello mondiale, composta da 70 elementi, e viene dalla Russia, tradizionale serbatoio dei migliori interpreti della musica classica mondiale. Si esibirà a Isernia sabato 4 gennaio alle 18 nell'Auditorium Unità d'Italia, diretta dall'isernino Fernando Raucci. Lunedì 6, giorno della Befana, invece tornerà all'Auditorium per una replica anche l'associazione Overture con La Bella e la Bestia. Insomma, un cartellone di spettacoli che ha ulteriormente qualificato l'offerta messa su dal comune di Isernia nelle festività di fine anno. Ci siamo preoccupati di dare un programma abbastanza ricco e variegato alla città di Isernia utilizzando l'auditorium. Naturalmente questo concerto del quarto che abbiamo organizzato grazie all'amico maestro Raucci è una delle punte di diamante di questo programma. È un concerto con un'orchestra siberiana di 70 elementi che viene a esibirsi qui nella nostra città, nel nostro auditorium. Fernando Raucci, un maestro isernino conosciuto anche all'estero, perché un'orchestra siberiana qui in Molise? Ma il motivo è quello di celebrare il buon anno e con la speranza di dare un augurio bellissimo per noi tutti. In tutto il mondo si celebra il Capodanno e non vedo per quale motivo viene festeggiato anche a Isernia. Credo che sia stata un'iniziativa plausibile. Senta, il livello qualitativo di questa orchestra siberiana qual è a livello mondiale, internazionale? Guardi, l'orchestra è della Russia, è considerata tra le prime 7-8 orchestre della Russia, tenendo conto le estensioni del continente della Russia. La qualità è di notevole, di altissimo valore artistico, il programma artistico. Ecco il programma, qual è il programma della serata, Raucci? È un programma ovviamente tradizionale, quali i concerti di Walzer di Strauss, Romeo e Giulietta di Prokofiev, il Lago dei Cigni di Tchaikovsky, e alcune overture da diverse opere, quindi è un programma artistico frizzante che dà il senso di una festa che sta arrivando.